Scrivi l'equazione dell'ellisse avente centro nel punto C di coordinate 1, 1, assi paralleli all'asse cartesiani e passante per i punti A di coordinate 4, 1 e B di coordinate meno 1, 0. E l'ultimo esercizio questo che svolgiamo riguardo questo argomento lungo che abbiamo fatto, calcolo dell'equazione dell'ellisse, sia con centro di simmetria origine ma anche traslata, note alcune informazioni, è l'ultimo esercizio che prendiamo dal testo dell'autore Leonardo Sasso, Nuova matematica colori, volume 3 della Petrini. Ancora una volta, si dicono che il centro non è l'origine, stiamo parlando di un'ellisse fatta così, quindi x meno p tutto al quadrato diviso a al quadrato più y meno q tutto al quadrato diviso b al quadrato uguale 1. Vi ho fatto tutti quanti i casi, quindi ragazzi non potete mai sbagliarvi. Notiamo che qui avremo un x meno, quindi l'equazione sarà x meno 1 al quadrato fratto, non sappiamo chi, a al quadrato più y meno 1 al quadrato fratto b al quadrato tutto uguale 1. Quindi mancano appunto i semiassi, che non sappiamo se a è il semiasse maggiore o viceversa è b il semiasse maggiore. Ma abbiamo altre due informazioni, il passaggio per i punti. Uno è un vertice, è l'intersezione dell'ellisse con l'asse delle con y uguale 0, l'asse delle ascisse. Ad ogni modo, cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere proprio, siccome questa è l'equazione che ci viene, imponiamo il passaggio per questi due punti. Cominciamo il passaggio per il punto A. Verranno due equazioni e due incognite a quadro B quadro. Troveremo la soluzione. Allora, al posto di A ci mettiamo 4, ma è 1, 3 al quadrato 9, viene che 9 fratto A quadro più, al posto di Y ci mettiamo, guardate, 1, ma per fortuna 1 meno 1 fa 0, 0 quadro 0, 0 sub B quadro 0, quindi viene 9 più A quadro più 0 uguale 1. Stesso discorso per l'altro caso, meno 1 lo mettiamo qua e meno 1 meno 1 fa meno 2, al quadrato 4, viene 4 su A quadro più 1 su B quadro, questa volta uguale a 1. Allora, per nostra fortuna però, il sistema, questo è il passaggio per il punto B, per nostra fortuna il sistema però è molto più semplice di quello che si possa pensare, perché vedete che da qui non c'è questo, moltiplico per A quadro da una parte all'altra, A e B, ve lo ricordo, sono entrambi diversi da 0, viene che A quadro uguale 9. A questo punto lo vado a buttare qui e ho finito, perché avrò un 4 noni più 1 su b quadro uguale a 1, che vuol dire, lasciando 1 su b quadro a sinistra, lo porto 4 noni a destra, devo 1 meno 4 noni, ma 1 lo posso scrivere come 9 noni, 9 noni, 9 noni meno 4 noni è un 5 noni. Ottengo che in sostanza 1 fratto b quadro è uguale a 5 noni. Incrociando ottengo che 9 è uguale a 5b al quadrato, b quadro ovviamente, se 1 su b quadro è 5 noni, b quadro sarà 9 quinti. E ho finito. Dai ragazzi, è stato un lungo percorso questo, ma a questo punto possiamo risolvere, siamo in grado di risolvere tutti i problemi di riepilogo sull'ellisse. Lo vado a mettere qui, notiamo che ovviamente A quadro è maggiore di B quadro, quindi un'ellisse con i fuochi sull'asse orizzontale, X uguale 1, quindi vuol dire che il semiasse maggiore è A e il semiasse minore B, giusto per capirci. Tra poco, a secondi, faccio vedere l'ultimo grafico dell'ellisse, l'ultimo, sembra che stiamo per morire, ne vedremo degli altri. Quindi qua ci metto 9 e qui ci metto 5 noni, però posso anche scrivere e mettere 9 su, metto 9 qui e 5 sotto, quindi ribalto 1 diviso 5 noni, poi scrivo come 9 quinti. Quindi l'equazione in forma canonica di questa ellisse traslata, avente centro 1, 1, passate per i punti 4, 1, A e B meno 1, 0, è x meno 1 quadro diviso 9 più 5 che moltiplica y più... no, attenzione, Allora, sbagliato, occhio. Questo è 9 quinti e più 5 che moltiplica y meno 1 quadro diviso 9, tutto uguale 1. Si potrebbe moltiplicare per 9 da una parte all'altra, ma lo lascerei così. Questa è l'equazione che incorniciamo, cari miei ragazzi. E adesso, in questo momento, state vedendo proprio l'ellisse di centro, vedete, nel primo quadrante di coordinate 1, 1, vedete come i punti A e B sono proprio il punto del primo quadrante, 4, 1, il punto che sta nel semiasse negativo dell'X di coordinate proprio meno 1, 0, che è poi l'intersezione B dell'ellisse con l'asse, con il semiasse negativo dell'X. Eccola là, la vostra bella ellissozzola, la potete vedere su GeoGebra. Siamo tornati, dal prossimo video in poi non perdetevelo, perché salutiamo il libro Nuova matematica colori, l'avete intravisto, di Leonardo Sasso, dal testo Matematica 2.0, il volume 3 della Zanichelli, Bergamini, Trifoni, gli autori, Bergamini, Trifoni, Barozzi, gli autori, vedremo una lunga serie di problemi di riepilogo riguardante le ellisse. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao.